Lo scorso lunedì 6 febbraio, il vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, ha incontrato i giovani della diocesi allo scopo di dialogare con loro in modo libero e sincero. Questa iniziativa si inserisce bene all'interno del cammino sinodale intrapreso dalla Chiesa. Sull'esempio della tenda dell'ascolto, attività proposta la scorsa estate dalla pastorale giovanile diocesana, i ragazzi si sono confrontati tra di loro su vari temi. Il vescovo li ha ascoltati senza interromperli e poi ha dato la sua opinione. Ho pensato di ascoltare, di intrattenermi una serata con un gruppo di ragazzi che Don Orazio della pastorale giovanile ha raccolto perché fossero anche abbastanza diversi. È stata una bellissima conversazione, ognuno ha espresso con molta libertà, anche con allegria e simpatia, ma anche con profondità il proprio pensiero, ovviamente giovanile. Mi è piaciuto molto perché mi avvicina molto a capire come si sta evolvendo la nostra società e particolarmente i nostri giovani, che in gran parte frequentano le nostre parrocchie, i nostri gruppi. Cosa importano dalla cultura contemporanea, in che modo tentano di filtrarlo alla luce del Vangelo, nella vita comunitaria della fede. Insomma, è emerso un complesso di prospettive poliedrico, non semplice, nel quale piano piano bisognerà fare ordine, ma crescendo insieme a loro e dialogando e forse anche ponendo loro qualche domanda che li faccia sempre di più interrogare, perché questo è tipico della loro età. Sono molto contento, li ringrazio tutti e spero di rincontrarli. Penso che ci rincontreremo fra alcuni mesi. Quello che abbiamo vissuto stasera è stato un dialogo davvero arricchente e che certamente porteremo non solo nei nostri ricordi, ma anche, posso dire, nel profondo del nostro cuore, come qualcosa che ha lasciato un segno. E credo che il segno è stato lasciato non solo in noi magari un po' più grandi, ma proprio nei ragazzi, nei giovani che qui si sono confrontati, hanno detto la loro in un modo molto libero, ma allo stesso tempo anche con un desiderio di costruire il presente, perché il presente possa poi sbocciare, diciamo così, nel futuro. E allora le tematiche che abbiamo affrontato infatti vengono da un percorso già iniziato quest'estate con l'iniziativa delle tende dell'ascolto, dove ci siamo messi in ascolto di tanti giovani che per strada, come pastorale giovanile, abbiamo incontrato riferendoci a dei temi fondamentali che pensiamo possano interessare i ragazzi. E intanto abbiamo parlato infatti dell'ambiente, abbiamo parlato delle relazioni e della vita. E da quelle tematiche sono venute poi fuori delle frasi che abbiamo voluto presentare questa sera qui, abbiamo messo in campo, e dove in dialogo i giovani con il vescovo si è continuata questa riflessione, questa discussione che ha portato, credo posso dire, davvero tanti bei frutti. Quindi le mie impressioni su questa bellissima esperienza sono tanto ma tanto positive. Si è visto che negli occhi di questi giovani c'era tanto desiderio di esprimere la propria opinione, di esprimere il proprio pensiero, con il desiderio che tutto questo anche non rimanga inascoltato, ma che possa invece poi avere un seguito sicuramente simile, ma un seguito soprattutto poi nella vita concreta, reale, e dunque anche, perché no, ricevere delle risposte poi effettive e vere da coloro che sono chiamati a rivedere, magari forse ad ampio raggio, un po' tutto questo. Allora, credo che il cammino sinodale che la Chiesa italiana sta vivendo, in modo particolare anche la nostra Chiesa diocesana di Acireale, penso che stasera ha tracciato una tappa davvero importante. Ascoltare i giovani significa ascoltare l'oggi, sì, ma il domani. E allora che ben vengano iniziative del genere, e sicuramente come pastorale giovanile, insieme con il vescovo e anche con altri enti, porteremo sempre avanti tutto ciò. All'incontro erano presenti circa 20 giovani, diversi per età, percorsi di vita e anche di culto. Si sono confrontati sulla questione dell'ambiente, del perché non siamo in grado di curare il mondo in cui viviamo, sulla problematica delle relazioni e sul senso della vita. Tutti hanno avuto qualcosa da dire.
Questa è la prima volta che faccio parte ad una nuova iniziativa della pastorale giovanile grazie all'invito di Don Orazio Sciacca. Per me è stato molto costruttivo e significativo farne parte di questo incontro, perché ci siamo confrontati fra di noi giovani facendo parte di tante realtà della città, fra l'Azione Cattolica, il CSI stesso, la scuola, ragazzi che fanno parte della scuola, anche rappresentanti di classe, e non solo fra di noi ma anche nella presenza del Vescovo. Quindi è stata una comunicazione quasi a 360 gradi con tutti, e cercando di condividere più o meno i nostri pensieri e chiacchierandone comunque insieme. Infatti i temi che sono emersi in questo incontro sono stati quelli dell'ambiente, del rispetto e della relazione. Questi sono tre temi comunque che viviamo costantemente nella nostra vita, e quindi è stato anche sia facile parlarne tutti insieme perché comunque viviamo costantemente, e anche difficile perché ci sono varie tematiche che non è sempre facile andare a... Comunque, trovandosi sempre con persone diverse, magari all'inizio hai un po' di difficoltà, poi man mano si riesce a condividere il tutto. Io in questo incontro porto con me comunque il fatto che molti ragazzi come me hanno i miei stessi pensieri per quanto riguarda il fatto dell'ambiente, delle relazioni e anche per il fatto di libertà, però che ognuno di noi, essendo anche libero, deve seguire varie leggi, comunque nel senso rispettare l'altro e comportarsi educamente. Attraverso questa iniziativa si è avuta la possibilità di vedere la bellezza del mondo con gli occhi dei giovani che rappresentano il nostro futuro.